e benvenuti in un nuovo video. Arriva l'inverno e la voglia di un buon dolce appena sfornato chiama, una delizia che in qualsiasi stagione dell'anno è sempre ben accetta in tavola. Chi potrebbe mai dire di no ad una golosissima fetta di crostata? Un morbido gusto di pasta frolla racchiude una golosa creme alle nocciole o al marmellata ai frutti. Ma di notare purtroppo che il ripieno fosse secco e fin troppo asciutto, questo è dovuto al tipico errore che in tanti commettono quando sono alle prese con una preparazione di questo tipo, ma ci basterà seguire questo semplicissimo trucco per sfornare delle crostate al cioccolato sempre perfette, solo così il loro ripieno risulterà cremosissimo. Vediamo insieme il trucchetto. Per questa ricetta utilizzeremo una pasta sfoglia senza burro che andremo a preparare rigorosamente con olio di semi. Ti lascio il link al video con i procedimenti qui in alto. Iniziamo dividendo il panetto. Stendiamolo per ottenere il guscio, mentre con l'altra parte formiamo delle strisce. Una volta riposto il guscio in uno stampo dal diametro 22 cm rivestito di carta forno, bucherelliamo il fondo della crostata e sistemiamo il bordo. Al suo interno facciamo colare una cascata di crema alle nocciole e livelliamo con un cucchiaino. Copriamo con le strisce che sigilliamo bene con i bordi. A questo punto ecco che mettiamo in pratica il trucchetto che ci permetterà di avere un ripieno super cremoso. Mettiamo in freezer la crostata per almeno 15 minuti. Dopodiché provvediamo ad infornare a 180 gradi per circa 30 minuti. Dopo i primi 10 minuti di cottura copriamo la superficie con della carta alluminio e lasciamo proseguire la cottura per altri 20 minuti. Una volta pronta lasciamo intiepidire giusto 5 minuti e poi gustatela, vedete che il ripieno è super cremoso. Come sempre, se ti va lascia un like, iscriviti al nostro canale e per tantissime altre ricette visita il nostro sito www.mammastyle.it.